Salve a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Lombardia Notizie Online. La notizia che vogliamo raccontarvi oggi è che il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, si è recato a Bormio, in Valtellina, una delle sedi dei giochi olimpici invernali del 2026, per un sopralluogo, per incontrare il sindaco della città, ma anche per girare un video che sarà un po' un augurio, una sorta di scambio di testimone tra Pechino, la località cinese che ospiterà i giochi invernali, le Olimpiadi che inizieranno il 4 febbraio di quest'anno, e appunto Milano Cortina 2026. Ascoltiamo il presidente Fontana. Bormio sarà il cuore delle Olimpiadi, sarà il luogo più importante dove si svolgeranno le gare più significative. E quindi è bello iniziare da qui, è bello poter pensare al nostro futuro e organizzare un evento che passerà alla storia per la sua bellezza, per la sua capacità di organizzazione, che mostrerà al mondo la bellezza di Bormio e delle montagne lombarde. Come dicevamo, a Sondrio il presidente della regione Lombardia ha incontrato anche Silvia Cavazzi, sindaco di Bormio, e con lui era presente l'assessore alla montagna della regione Lombardia, il valtellinese Massimo Sertori. Si respira già un clima olimpico, abbiamo incontrato delle persone, ci hanno chiesto i lavori che stiamo facendo e ormai da tempo che stiamo lavorando, dopo che la candidatura è stata assegnata a Milano Cortina, siamo partiti immediatamente, abbiamo finanziato una serie di infrastrutture che servono per migliorare la mobilità tra Milano e l'Alta Valtellina, dove ci sono le venues dove si svolgeranno una buona parte dei giochi, saranno distribuite oltre il 30% delle medaglie proprio nella mia Valtellina, e quindi tutto è pronto e predisposto e incanalato per cercare di massimizzare un evento che è straordinario. Abbiamo una forte responsabilità ma anche una grande opportunità come valtellinesi, come Lombardia, per far bella figura al paese Italia e in tutto il mondo. Stiamo lavorando in questa direzione, grande unità di intenti, andiamo avanti così e sicuramente arriveremo al risultato pieno. Qui a Bormio si respira già atmosfera da gara, siamo appena riduci dalla Coppa del Mondo di sci alpino di dicembre 2021 e siamo nell'atmosfera giusta per pensare a tutto il grande evento delle Olimpiadi 2026. Grande orgoglio per me per rappresentare questo paese in un momento così importante per tutta la Lombardia. Sarà una vetrina internazionale, saremo al top e credo che tutta la Lombardia sarà orgogliosa di essere protagonista di questo evento. Aspettando dunque i giochi invernali di Pechino, con la mente torniamo all'estate scorsa con i grandi successi ottenuti a Tokyo 2020 con le gare disputate appunto l'estate scorsa e con l'augurio che gli italiani e gli atleti lombardi siano ancora assoluti protagonisti. Grazie a tutti e arrivederci a un prossimo appuntamento con Lombardia Notizie Online.